Ben trovati amici di Roma Ora. Ciao a tutti ragazzi da Piazza San Silvestro infuocata. Per fortuna ci sono questi quattro alberelli che noi adoriamo perché stanno cominciando a produrre un po' di ombra. Preziosissima. Ma oggi vi faremo fare un'esperienza rinfrescante, rigenerante, però ci servono gli strumenti giusti. Venite. Ah, quindi prima ci forniamo degli strumenti e poi si va. Che cosa avrà fatto da Ikea? Ah! Un piccolo acquisto, 3 euro. Alla fine, sperando di non romperli, ci torneranno utili. Quindi andremo a bere qualcosa. Andremo a bere, esatto. Ma non fatevi tradire dal calice di vino, perché oggi offre Roma. Oggi offre Roma Ora. Cominciamo da questo. Quindi ragazzi, oggi alla scoperta di alcuni dei nasoni della città per andare a cercare e trovare quello più fresco. E possiamo dirlo anche il più buono. Proprio di fronte alla chiesa di San Silvestro in Capite. Grazie mille. Buona freschezza. Buonissimo. Buona fredda. Dissetante. Allora proviamo l'acqua del nasone di San Silvestro. Ah, non è freschissima, però è buona. Forse è vero, non è freddissima. Perché il nasone sta sempre qui al sole. Potrebbe però essere un motivo? Però non è male. Non andiamo è a cercarne male. Altri. Andiamo. Siamo chiaramente in una zona dove dobbiamo anche fare di necessità virtù, quindi adesso vi porteremo a scoprire altri due nasoni che sono qua, il tridente e tridentino. Via del Gambero, sotto il campanile di San Silvestro. Via Belziana e quindi via dei Condotti. Andiamo per Vicolo del Lupo. Proprio qua c'è un altro bel nasone con una bella potenza. Almeno dai nostri ricordi è così. Adesso vediamo se effettivamente perché si trovava qui anche ad aiutare il mercato che una volta c'era qua a Mario dei Fiori. Eccolo, vedete? Vediamo, è un bel getto. E poi questo è un po' più ombreggiato. Ah, questo è molto più freddo. Dici, eh? Vediamo un po'. Molto più fresco. Molto più fresco. Ma allora è vera questa cosa che i tubi dipende dove passano se c'hanno il sole sopra? Arriva il test da parte di Marco. Adesso sarà lui a bere l'acqua del nasone di Vicolo del Lupo. Fresca, fresca. Più fresca di quella di San Silvestro. Molto più fresca e sempre molto buona. Eccoci arrivati qui in via del Corso. Via della Frezza. L'elegante via della Frezza. Ma adesso noi giriamo qua a destra in un vicolo prezioso perché ci porta in un punto molto particolare di Roma. Allora, prima di tutto, via delle Colonnette. Non vi fate scappare i dettagli, qui c'è una bellissima Madonnella, eccola qua, dell'Ottocento. E su via delle Colonnette si trova la casa studio di Canova. Questo invece è l'ospedale di San Giacomo in Augusta. Guardate questo palazzo. Vedete ancora qui dall'angolo studio di Canova. Le targhe che ricordano la sua personalità. E in fondo a questa via è via di Canova. Nell'angolo con via di Ripetta c'è
c'è un'altra nasone molto frequentato da i ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti. Eh sì, perché in fondo alla via, oltre a via Ripetta, si trova appunto l'Accademia delle Belle Arti, che in questo momento non si può percepire perché è tutta imbavagliata dalle strutture per il restauro, dalle impalcature. È proprio sotto la targa di Antonio Canova. Via Antonio Canova, eccolo qui, quest'altro nasone. Anche questo, almeno in questo momento, è al sole, quindi... sembra che anche questo... Sembra bello fresco. Sembra molto più fresco di San Silvestro. Eh sì, questa è fresca. Sembra anche più fresca di quello di prima. Veramente buona. Molto bene. Chiudiamo anche qui con un po' di frescura, con un po' d'acqua. Alla Rapace, anche qui c'è un piccolo microclima molto particolare per queste cascate. È molto e più come fresco. Sempre vi chiediamo di segnalarci dei nasoni che secondo voi dobbiamo provare, noi siamo qui per questo. Questa, come sempre, è Roma Ora. Roma mentre accade.